Punele. Di come la gente era portata sugli aerei, drogata però viva, e gettata in mare. Quello che si vede qui, queste carte, sono dei technical logs, si chiamano, che si riporta l'informazione per il servizio di manutenzione dell'aereo, che è in diretta relazione alle ore di volo trascorse. Allora, se vediamo, si riportano le ore di volo dall'ultimo servizio e le ore di volo totali dell'aereo, 1350, 48.9. E poi si mette la data, l'aeroporto di partenza, l'aeroporto di destino, il nome del pilota, la durazione del volo, 07, sarebbe 45 minuti. Ed è qui che appare dell'informazione assai notevole rispetto dell'operazione aeronautica, perché vediamo che un volo Bariloche Aeroparque 4.7 ore dura lo stesso che un volo Aeroparque Punta de Indio 4.6 ore. Buenos Aires Bariloche sono 1650 km e poi invece questo volo qui dura esattamente lo stesso che questo volo qui. E lì c'è un'incongruenza importante. Poi, tra l'altro, se io faccio un volo così, al limite dell'autonomia, ho delle altre alternative, invece che se vado a volare in mare sto proprio a rischio di rimanere senza carburante. Direi un'altra cosa che si vede, che aveva un'importanza particolare, cercare di allontanare il più possibile il sito per gettare i corpi. Quando questo Elettra aveva avuto un problema ad Aeroparque, non una ma parecchie volte, quello che facevano era, iniziavano il volo d'Aeroparque con 20-30 prigionieri, li gettavano in mare, ritornavano a Punta de Indio, il resto dei prigionieri erano trasportati via terrestre verso Punta de Indio, l'aereo ritornava a Punta de Indio, faceva questo Punta de Indio, che si chiama un volo locale, anche qui gettati in mare i prigionieri, riprendono i prigionieri a Punta de Indio, volano nell'Atlantico e ritornano a Aeroparque dopo averli gettati. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Una vez en vuelo, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que se formando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Thank you.
Yo me quise confesar y no logré apoyo de los sacerdotes porque dijeron que era, no había ningún tipo de pecado. Habíamos cumplido con el precepto bíblico de eliminar la hierba mala del trigal.